Forti piogge nella notte che hanno messo a dura prova il sistema di protezione civile di Prato e dei comuni della provincia, oltre ad aver tenuto svegli gli abitanti delle zone più a rischio idrogeologico. Per fortuna stamani sono cessate le precipitazioni e la situazione è andata migliorando. Particolarmente colpita la zona ovest della città, con allagamenti a Casale e alle Caserane, ma anche a Montemurlo si sono registrati molti problemi con il sistema fognario che non ha retto nella zona industriale tra Oste e Bagnolo. Chiusi nella notte il sottopasso di Pratiglia per un breve periodo e anche quello nuovo dell'ospedale, dove non era possibile transitare in direzione nord. Le squadre della Protezione Civile hanno operato con idrovore in via del Calice, in corrispondenza del nucleo abitato, sito nei pressi del Ponte Melani. Ulteriori interventi nella via Trebbia alla Bardena, in via delle Caserane, dove sono stati posizionati sacchi di sabbia a difesa delle abitazioni. I cumulati di pioggia che hanno interessato l'area pratese hanno raggiunto livelli decisamente consistenti. Le importanti precipitazioni hanno condotto all'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua cittadini, sia per quanto riguarda il reticolo maggiore sia per il reticolo minore, con l'ombrone che al ponte all'asse è arrivato a 5 cm al di sopra della prima soglia di attenzione.